La pensione minima 1.000 euro, 10 euro l'ora per il salario minimo, 300 euro di aumento per tutti i lavoratori, la riduzione a 32 ore settimanali di lavoro a parità di salario, la pensione a 62 anni. Lo sciopero generale organizzato dall'unità sindacale di base coinvolge migliaia di lavoratori in tutta Italia. Allora, chiediamo di alzare i salari. In questo paese sono fermi da 30 anni, ma nel frattempo aumentano i prezzi e i lavoratori e le lavoratrici, sia pubblici che privati, non ce la fanno più. Chiediamo un intervento importante che non può essere un taglio minimo del cuneo fiscale. Le problematiche sono diverse nel settore pubblico o privato, cosa le accomuna e cosa invece è diverso? Chiaramente le accomuna la condizione di avere dei bassi salari. Nel pubblico però abbiamo un importantissimo comparto del nostro sistema paese che si trova in una condizione di estrema difficoltà. Le assunzioni latitano, migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori che vincono concorsi pubblici si ritrovano a dover rifiutare perché i costi per vivere nelle città dove vincono questi concorsi sono troppo alti. C'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di investire sul pubblico impiego, c'è bisogno di investire sul sistema paese che da troppo tempo è invece lasciato nel dimenticatoio dalla politica. Una risposta chiara al governo Meloni, colpo a colpo, a voler usare le parole che oggi sono state ripetute nel corso della manifestazione a Pescara in Piazza Unione. Beh, i dati ce lo dicono chiaramente, le misure prese da questo governo da quando si è insediato in autunno fino ad oggi ci dicono chiaramente che sui salari non è stato fatto nulla, si è aumentato a dismisura il mondo degli appalti e dei subappalti, non si sono fatti interventi importanti per la riduzione dei prezzi e quindi è chiaro che il governo ad oggi risulta dal nostro punto di vista incapace di affrontare una situazione grave su tutto il contesto europeo e forse globale, ma l'Italia sicuramente non sta apportando le misure giuste. Uno sciopero che riguarda tutti, dai braccianti, passando per le varie anime del pubblico impiego, la categoria operaia, ai trasporti, a tutti i settori che forniscono sostegno e servizi ai cittadini più fragili. Le forze politiche chiediamo di prendere degli interventi chiari per sostenere i redditi delle famiglie. Prima di tutto la Regione può intervenire sull'introduzione di misure specifiche affinché vengano sostenute le famiglie. Noi oggi ci troviamo nella condizione in cui anche i mutui per l'acquisto della casa sono aumentati a dismisura, c'è bisogno che la politica intervenga convocando le organizzazioni delle banche e cercando di abbassare questi costi.